alle mie spalle la ditta ha appena concluso il carotaggio sull'alveo dove erano posizionati gli alberi malati, che a breve metteremo su una piattaforma informatica del comune dove tutti i cittadini possono verificare attraverso un'indagine tomografica che è stata fatta ad ogni albero lo stato di allora, e quindi noi abbiamo già predisposto la sostituzione degli stessi con la stessa essenza, quindi ripiantumeremo i platani. Scenderemo 12 cm proprio perché, avendo risostituito tutti i tombini e tutte le raccolte d'acqua all'altro lato, ripristineremo la vecchia strada, che è di 12 cm più bassa di questa, e quindi non avremo più accumuli di acqua sul territorio. Giovedì mattina saremo al comune di Pescara alle 9 per coordinare un intervento col comune che raccorderà la pista ciclabile che viene dal Consorzio Termo, quindi da Fontanelle, su questo percorso pedonale ciclabile, e la rotatoria che andremo a realizzare di fronte a Auchan, dove oggi c'è il semaforo, e quindi con questo intervento coordinato riusciremo a creare meno problemi al traffico, alla viabilità e all'accesso all'aeroporto. E quindi questo determinerà la nuova Tiburtina, quindi la nuova via Mendola, con nuova illuminazione, marciapiedi, effetti catalettici per mettere in sicurezza la strada e nuova illuminazione pubblica. Approfitto di questo momento e di questa telecamera per annunciare ai cittadini San Giovanni Teatino che stanno per partire le altre due gare d'appalto previste, delle altre 5, ne sono 5 in totale, via Aldo Moro e via Vittorio Emanuele, quindi nuovo asfalto, illuminazione, messa in sicurezza delle due strade. E quindi sarà un percorso quasi totale, perché poi interverremo successivamente su via Mazzini e su via Pietro Nenni, sempre per le stesse iniziative di lavori che sono quelle della sicurezza stradale, ripristino del mando stradale e della viabilità.